Adagiato su una vallata che si affaccia sul mare, Bugerru è un paese che fonda le sue radici nell'intensa attività mineraria, tale da divenire nel 1864 uno fra i maggiori borghi minerari della Sardegna. È proprio a Bugerru che nel 1904 si svolse la prima rivolta sindacale condotta dai minatori, da cui nacque il primo sciopero generale in Italia. Oggi il paese, per la sua particolare posizione, punta ad uno sviluppo di tipo turistico attraverso la valorizzazione dei siti minerari dismessi, facenti parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e con l'apertura di un comodo e attrezzato porto turistico, l'unico tra Carloforte e Oristano. Ma Bugerru rimane comunque sempre legato alla sua storia mineraria e soprattutto durante la stagione estiva non manca di offrire al visitatore il meglio della sua antica tradizione, che si esprime con i costumi, l'enogastronomia e l'artigianato. E anche quest'anno il paese ha dato il meglio di sé in occasione della rassegna Folche Miniere, che ha visto sfilare nelle vie del centro diversi gruppi in costume provenienti da varie parti della Sardegna. Al termine del percorso, che si è snodato lungo la strada principale del paese, i gruppi raggiungono il palco di Piazza Santarelli, dove hanno luogo le esibizioni presentate da Emanuele Garau. Buonasera, benvenuti! Grazie, benvenuti a nome della Proloco di Bugerru,
con il patrocinio dell'amministrazione comunale di questo bellissimo paese della nostra isola che vi ospita, terza edizione di Folk e Miniere. Questa manifestazione apertasi con la meravigliosa sfilata con i gruppi che indossano l'abbigliamento tradizionale, ma anche gli amici di Oristano, i trombettieri e tamburini, le launeddas, ossia le radici più antiche della nostra isola, i cavalieri, insomma, quelle che sono le migliori espressioni della nostra cultura popolare. Questa serata, su questo palco, sarà alternata tra musica da ascoltare, balli da ammirare, ma tutto legato a quelle che sono le radici più antiche della nostra isola. L'associazione Tamburini Trombettieri ci raggiungono, eccoli qua, io mi sposto per evitare di occupare gli spazi, gli facciamo un applauso mentre ci regalano questo momento dedicato alla tradizione della nostra isola. Campidano di Monserrato. L'applauso per questo giovane Fuettadori. Non solo gli uomini, ma anche le donne maestre nella tecnica dello schiocco delle fruste.
applausi per le fruste del Campidano. La piramide delle fruste. Concordia Launeddas. Mattia Murru all'organetto. Thank you.
su Ballo d'Undo, accompagnati da Matteo Mura all'organetto diatonico, il gruppo folk di Flumini Maggiore. Thank you.
Innanzitutto tutti voi che siete stati in nostra compagnia per questa terza edizione di questa manifestazione organizzata dalla Proloco. Vi chiedo, se avete ancora voglia, un applauso per i componenti della Proloco di Bugerru che si danno tanto da fare per organizzare questa manifestazione, come vi dicevo, patrocinata dall'amministrazione comunale di Bugerru. Ringraziamo i numerosissimi gruppi, associazioni, 23 associazioni stasera sono venute qui a Bugerru per regalarci quelli che sono gli abiti della tradizione sarda e la nostra cultura popolare sotto le diverse forme. Abbiamo visto i tamburini di Oristano, abbiamo visto le launeddas, abbiamo ascoltato le launeddas, diverse tipologie di ballo. Io con questo ballo di saluto voglio ringraziarvi ancora. L'appuntamento per la quarta edizione di Folk e Miniere organizzata dalla Proloco di Bugerru per il prossimo anno. Grazie anche ai nostri amici fonici che ci hanno dato luci e suoni, e finiamo con questo ballo cantato. Se avete voglia di ballare, invitati a farlo. E noi testa questa cosa che dotto mi sono nende, na chi di se coi uende, na chi di se coi uende, na chi di se coi uende, con mappare dubbiosa, all'ischite su una cosa, all'ischite su una cosa, chi dotto mi sono nende, na chi di se coi uende, na chi di se coi uende, na chi di se coi uende, con mappare dubbiosa, Thank you.
sorriso sensuale in cappottino e ragazzo non stare domani a sui ordine del surreale indossa la cattedrale dell'uomo non si difende cattini se coi uende cattini se coi uende cattini se coi uende con battere destiosa all'ispi che su una cosa all'ispi che su una cosa che non mi sono niente cattini se coi uende cattini se coi uende cattini se coi uende con battere destiosa Thank you.